firmato questo documento, signor Eichmann? Sì. Attesta che sono venuto in Israele di mia spontanea volontà per rispondere del mio coinvolgimento nella soluzione finale. Capitano, credo che lei capirà presto che sono innocente, che ero solo un minuscolo ingranaggio nella gigantesca macchina intimidatoria. Ora nient'altro che un minuscolo frammento di storia. Sicuramente l'intenzione del Terzo Reich non era solo intimidatoria. Beh, naturalmente. Il Reich era minacciato su tre frontiere. La nostra stessa sopravvivenza era in grave pericolo. Voi oggi in Israele sapete bene cosa significa essere circondati da nemici. Signor Eichmann, mi hanno riferito che lei desidera dare la sua versione circa il ruolo che aveva nel cosiddetto Terzo Reich. È corretto? Jawohl. Iniziamo. Ciao! Mi siete mancati. Cosa avete imparato oggi? Una cosa su papà. Possiamo parlarne? Vera. Vera. Mi avevano detto di non dirlo a nessuno. E perché gli altri lo hanno saputo prima di me? Addirittura i bambini. Sono tua moglie. Santo cielo, perché mi tratti in questo modo? Un ordine è un ordine e mi avevano ordinato di non dirlo a nessuno. Sono solo stronzate. Merda. Di che religione è, signor Eichmann? C'è un creatore che è indipendente dalla materia di cui è formato l'universo. Ma per credere che Dio è separato dalla sua stessa creazione, come spesso ho messo in rilievo ai miei figli... Lei ha quattro maschi. Il suo terzo genito, Dieter, ha preso il nome dal suo amico Dieter Wischlenski, il quale era anche un suo subordinato, e a Norimberga ha testimoniato... Che... Lo so. Mi accusò cercando di evitare la pena di morte. Ma non gli è servito. Wischlenski ha riportato una sua frase al processo. Io salterò nella fossa ridendo perché la consapevolezza di avere 5 milioni di ebrei sulla coscienza mi dà un senso di grande soddisfazione. Non ho mai detto ebrei, ma ho detto nemici del Reich. Capitano, crede che sia possibile versare un po' di vino nel mio stomaco? Lei ricorda di aver usato l'alcol come anestetico durante la guerra? Capitano, il farmi apparire come un nazista ubriaco che spedisce vagoni carichi di ebrei verso una morte certa nell'estasi della follia alcolica potrebbe avere un certo valore pubblicitario. Ma detto fra lei e me, la precisione con cui ricordo ogni avvenimento degli ultimi 20 anni le toglieranno ogni dubbio sulla perdita di controllo dovuta all'alcol. Si è mai pentito della sua ammirazione verso il Führer? Il Führer non era altro che lo specchio della grande Germania. Quando ci innamorammo di lui, fu come se ognuno di noi identificasse se stesso con la sua grande personalità. Cosa mi dice degli ebrei che ammiravano Hitler? Simpatizzavo per la loro posizione. Condividevo lo stesso credo. E cosa non condividono i tedeschi con gli ebrei?
la loro razza. Il desiderio del Führer, che per noi erano ordini da eseguire, era di ripulire completamente la razza ariana da sangue impuro. Per purificare la Germania, perché avete dovuto uccidere anche ebrei greci e ungheresi? Lo so, non ho mai incontrato un ebreo greco che non mi fosse simpatico. Ma questi erano gli ordini. E i vostri dottori come facevano a dimostrare le differenze tra la razza ariana e le altre razze? Sono riusciti a provare che le deformazioni congenite delle razze slave erano sempre imputabili a un'origine sessuale. La notte che arrivaste in via Garibaldi, vostra madre mi aveva raggiunto con tutti voi al seguito per iniziare una nuova vita in Argentina. E voi avevate finalmente di nuovo un padre. Quella notte, in quella modesta casa di Buenos Aires, eravamo di nuovo tutti insieme, sani e salvi. Vostra madre non aveva mai perso le speranze. E proprio quella notte il più piccolo di voi è stato concepito. Questo mi arrecò una grande gioia. Lo sa che non rivedrà mai più i suoi figli, vero? Mi fa venire da vomitare. Oh no! Ehi! Dovresti essere a letto. Anche tu. Spero che tu penserai anche alla nostra sicurezza. Piccolo uomo, andiamo a dormire. So bene che non riceverete mai questa lettera. Come già accaduto in passato, continuo a stare lontano da voi da troppo tempo. Uno dei pochi rimorsi della mia vita è che a causa dei miei spostamenti tra la Polonia, Berlino e Budapest non ho avuto il tempo per vedervi crescere. Spesso, quando calava la notte e tornavo a casa, pensavo: vorrei che fossero qui con me. Ma in fin dei conti, non potevo pretenderlo. No! No! Lasciatemi!
Shalom. 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 Perché il suo reparto era chiamato quarto B4? Il numero 4 romano stava per Gestapo, la B per la religione, e il numero 4 indicava gli ebrei. Era la sigla in codice del reparto trasporti. Essa mi ha garantito un certo anonimato, fin tanto che i traditori di Norimberga non vuotarono il sacco per infangare la mia reputazione. Se non sbaglio, lei aveva la reputazione di essere un tiranno nel quarto B4. Il mio lavoro non era quello di essere amato. Quando ripenso al mio ruolo, che ora mi sembra così lontano nel tempo e così poco importante come se non lo avessi mai vissuto, rifletto sulle lezioni di storia. È ovvio che ci sarà sempre un collegamento sottile con 5 milioni di persone ridotte a un cumulo di polvere. Le particelle prima o poi ricadono da qualche parte. Questo qui. Nel 1942 il suo autista è stato imprigionato. Per furto aveva rubato dal mio ufficio. Un metro quadro di linoleum che lei, unico testimone, ha ritrovato nell'auto. Sì, è stato stupido da parte sua lasciarlo lì. È stato condannato a 4 anni. Cosa aveva fatto per indisporla così tanto? Non capisco cosa vuole dire. Lei era già sposato nel 1935, ma secondo i racconti di Dieter Wischlenski, lei aveva numerose amanti. Questo è importante per una sentenza di morte. Non so a quali relazioni illecite lei si riferisca, capitano. Davvero proprio non lo so. Mi aiuti? 2 cameriere, 3 segretarie, una donna d'affari e la proprietaria di una fattoria confiscata in Austria. Non confiscata. Il Reich trasferiva ogni proprietà a se stesso, e questo legalmente. Lei era ebrea. Infatti aveva divorziato da un ufficiale delle SS proprio perché era ebrea. Non ricordo niente di questa storia. Le do un piccolo aiuto. La fattoria che era stata confiscata dal Reich distava 10 chilometri da Doppel. E quando Anne Mary Schmidt andò lì, il posto era stato trasformato in un campo di concentramento. No. Questa accusa di aver avuto una relazione illecita con un'ebrea in un nido rurale in Austria rasenta il ridicolo.